Eccoci, allora siamo pronti per analizzare tutte le notizie dell'attualità insieme al nostro primo ospite di giornata, ovvero Andrea Ropa, giornalista di QN, a cui do il benvenuto. Andrea, buongiorno, benvenuto alle Fonti. Buongiorno, grazie dell'invito. Eccoci, siamo in una giornata molto particolare e importante, il day after, l'ho definito così, della Fed che ha preso una decisione storica, quella di rialzare di 0,75 punti appunto l'aumento dei tassi di interesse. Che cosa significa innanzitutto questa posizione così aggressiva da parte di Jay Powell e del comitato, del board della Banca Centrale Americana? Significa anzitutto un evento di portata storica, perché un ritocco verso l'alto di 75 punti base del saggio di interesse non lo si vedeva dal 1994, quindi sì. parliamo di 28 anni. Quindi significa prima di tutto una mossa storica e significa una cura da cavallo, significa la volontà di affrontare in maniera decisa quello che è il rischio che sta in entrambe le sponde dell'Atlantico, che è uguale sostanzialmente sia in Europa che negli Stati Uniti, ma quello che cambia, a parte le caratteristiche congiunturali, è la voglia di affrontarlo in maniera forte, così come ha dimostrato Powell con questa mossa che sinceramente rappresenta davvero qualcosa di storico per la sua portata, più che altro. Certo, ecco, un Powell che è stato molto determinato e abbiamo detto hawkish, aggressivo nella decisione, anche se si è un po' ammorbidito nei toni nella conferenza stampa post comunicato, sottolineando che insomma poi le mosse successive della Fed saranno determinate anche dall'outlook, dall'evoluzione economica. Nella prossima riunione potrebbe esserci un aumento di 50 punti base o di 75, tutto dipenderà appunto dall'evoluzione dell'inflazione. Ma ti chiedo, Andrea, ecco, perché la lotta all'inflazione è così importante rispetto all'altro diciamo piatto della bilancia, che è la recessione? Mi sembra di capire insomma che tra le due cose quello che spaventi di più la Fed sia proprio l'inflazione rispetto anche al pericolo recessivo. Secondo te perché? Perché questa è un'inflazione particolare data da parametri che sono davvero fuori controllo. Per esempio, la forbice così larga fra i prezzi alle produzioni e i prezzi al consumo, che ci fa capire come la lotta all'inflazione questa volta sia più dura che altre volte. L'obiettivo dichiarato da parte della BCE è quello del 2%, da parte della Fed è quello di mantenere l'inflazione bassa, è davvero lontano e questa volta molto difficile da raggiungere. Il nemico pubblico numero uno in questo momento dell'economia è proprio l'inflazione, per la sua caratteristica intrinseca, che è quella di erodere il potere di acquisto di stipendi e salari, e quindi di erodere il valore delle transazioni economiche, e soprattutto l'inflazione è nelle condizioni di appunto creare degli scompensi anche a livello sociale, anche a livello della risposta da parte delle persone, oltre che naturalmente dei mercati, che gradiscono poco questo genere di scenario, perché l'inflazione in qualche modo porta, a meno che non coesista con una fortissima crescita, con una forte crescita, ma l'inflazione in una fase, diciamo così, di bonaccia, se non di accenno di recessione dell'economia, non può portare altro che dei risultati di carattere negativo, insomma, per tutta la congiuntura in generale. Quindi è il primo nemico da combattere, vinto il quale probabilmente si potranno apportare dei correttivi anche differenti alla congiuntura. Certo, chiarissimo. E invece, ecco, tornando al pericolo recessione, qui Powell è stato chiaro durante la conferenza, c'è stata proprio una domanda specifica, ha allontanato l'ipotesi di un pericolo di recessione imminente, sostenendo che l'economia americana è molto solida, nonostante appunto la congiuntura negativa, si mantiene forte anche il mercato del lavoro con la disoccupazione che è al minimo, insomma presenta
dei numeri molto bassi, e quindi continua a dire no, non ci preoccupiamo, questo è un punto insomma che non ci preoccupa più di tanto. Ma non si rischia di fare la fine dell'inflazione quando appunto i governatori centrali dicevano no, vabbè, non siamo molto preoccupati, l'inflazione è un fenomeno transitorio, non persistente, e poi si sono dovuti ricredere. Ecco, per quanto riguarda la recessione, può accadere lo stesso una valutazione da parte dei vertici sbagliata? Ma guarda, prima di tutto non sono così sicuro che lui sia intimamente convinto che l'inflazione non rappresenti, che la crescita non rappresenti un forte problema per quello che riguarda l'economia degli Stati Uniti. Un conto è quello che si dice a mercati aperti nel corso di una conferenza stampa, un conto poi quello che effettivamente intimamente si pensa. Sono molto curioso di vedere l'apertura di Wall Street questo pomeriggio per cercare di capire un attimo se i mercati sono allineati con Powell, oppure se i mercati in qualche modo scontano un maggiore pessimismo circa la crescita. Per quello che riguarda almeno i mercati europei, da quello che ho visto stamattina, non mi pare che come dire, che la mossa di Powell sia stata particolarmente apprezzata. Quindi tutto mi lascia pensare che anche Wall Street non abbia un grande approccio nei confronti di questa mossa. Chiaro che combattere l'inflazione, come vi dicevo prima, in presenza di una crescita congiunturale è un conto, combatterla in presenza di una recessione o comunque di un'economia che non tira, quindi in una situazione di pre-stagflazione sostanzialmente, è qualcosa di molto più difficile. Non sono convinto che Powell dica la verità, sono sicuro che sia particolarmente preoccupato, nonostante i buoni risultati per quello che riguarda il mercato del lavoro. Sono convinto che all'interno del governo degli Stati Uniti ci sia forte preoccupazione anche per quello che riguarda la crescita. Infatti Andrea, io volevo proprio arrivare poi anche alla questione politica, perché se Powell è preoccupato, immaginiamoci quanto lo possa essere Joe Biden, che si sta affidando in tutto per tutto alle mosse della Banca Centrale Americana in vista proprio delle elezioni di midterm, anche perché i repubblicani potrebbero sfruttare questo quadro così negativo per arrivare insomma di fronte all'elettorato e dire guardate che cosa stanno facendo i democratici, in quale situazione siamo precipitati, con un'inflazione molto alta, con il prezzo della benzina che è salito alle stelle, e quindi insomma, secondo te Biden fa bene ad affidarsi così totalmente insomma a Jay Powell, ed è l'uomo secondo te, Jay Powell, che potrà tirarlo fuori anche dalla crisi politica? Allora, non dimentichiamo che Jay Powell è un uomo nominato dal predecessore di Biden, quindi dal presidente Trump, quindi è un uomo che ha già dimostrato di essere sufficientemente equidistante dalle parti politiche per poter governare con un certo tipo di piglio la Fed. Al posto di Biden anch'io sarei fortemente preoccupato per questa elezione di midterm, perché le cose negli Stati Uniti non stanno andando per niente bene, sia per quello che riguarda la politica estera che anche per quello che riguarda la politica economica, ed è una preoccupazione che poi si riverbera in qualche modo anche di qua dall'Atlantico, dove le prospettive per le economie europee, anche guardando le previsioni che sono in calo da tempo, non sono per niente facili. Quindi anche Biden credo che sia in una situazione di forte incertezza, se non di debolezza in questo momento. Assolutamente. Andrea, ecco, hai detto torniamo da questa parte dell'Atlantico, perché ci sono notizie importanti anche nel vecchio continente per quanto riguarda la situazione economica finanziaria. C'è stato il meeting della Fed, ma soprattutto c'è stata questa riunione straordinaria che nessuno si aspettava, proprio per cercare di combattere non solo e non tanto l'inflazione, ma anche un altro pericolo numero uno, ovvero lo spread. Ecco, vogliamo spiegare a casa, insomma, a chi ci segue esattamente che cosa si intende con la parola scudo antispread? Quali saranno le misure che la Banca Centrale Europea metterà in atto per arrivare insomma all'obiettivo? Ricordando che un effetto in realtà c'è già stato, perché se andiamo a vedere proprio in questo momento il differenziale rispetto al Bund tedesco
tedesco di 215 punti quando avevamo raggiunto i 250 punti. Quindi almeno a livello comunicativo un primo obiettivo lo hanno ottenuto, però da qui in avanti quali saranno le misure da adottare? Sì, anche su questo non sono certo che la ricetta, la strada imboccata dalla BCE sia quella giusta. Il solo annunciare la volontà da parte della BCE di mettere in piedi questo scudo anti-spread, che sostanzialmente è un meccanismo di acquisti automatici di titoli soprattutto pubblici, in grado di calmierare in qualche modo questo differenziale, solo l'annuncio di questo dell'intenzione di fare questo provvedimento ha comunque portato sui mercati un pomeriggio, nella fattispecie quello di ieri, un pomeriggio di ottimismo, diciamo così, ma non sono sicuro che questo ottimismo possa andare avanti per una serie di motivi. Prima di tutto non sono certo che si possa raggiungere all'interno della BCE un accordo, non c'è una garanzia sull'accordo entro luglio per la realizzazione concreta di questo scudo, per cui in questo momento è semplicemente, come dire, una bella intenzione, e i mercati di solito si fidano delle cose concrete più che degli annunci. Quindi nelle prime ore, nel primo giorno, c'è stato sicuramente un approccio positivo, lo spread è sceso di almeno una trentina di punti base, e questo è sicuramente qualcosa che fa piacere al nostro debito pubblico, che è leggermente meno pesante rispetto a quanto non lo fosse martedì, quando aveva toccato i 250 punti base, ma non sono sicuro che si possa trovare un accordo su questo provvedimento, e i risultati delle borse, anche basta guardare gli indici di pochi minuti fa, non mi sembra che le borse abbiano reagito con particolare entusiasmo a questo tipo di annuncio. È ancora qualcosa tutto da vedere, molto, molto aleatorio, molto, molto incerto, molto indeciso. Sì, assolutamente hai ragione. C'è stato, lo abbiamo detto, un rimbalzo positivo ieri dei listini, soprattutto negli Stati Uniti, dopo la conferenza stampa, durante e poi subito dopo la conferenza stampa di Powell, ma forse perché in realtà le borse si aspettavano, insomma, l'annuncio del rialzo ulteriore dei tassi di interesse, o forse perché Powell ha dimostrato una certa flessibilità per quanto riguarda le strategie future. Comunque, in ogni caso, si è trattato di una fiammata di euforia, ma poi abbiamo visto e stiamo vedendo proprio anche in questo momento che gli indici, soprattutto nel vecchio continente, stanno facendo marcia indietro, e che domina appunto il colore rosso in questo momento su tutte le piazze europee. Io voglio tornare un secondo alla questione delle banche centrali, che sono state grandi protagoniste in questi giorni, Andrea, con appunto la riunione, il meeting straordinario della BCE per quanto riguarda lo scudo anti-spread, ma non eravamo rimasti al punto in cui l'economia doveva iniziare a viaggiare da sola e le banche centrali a ritirarsi progressivamente dalla scena? Invece mi sembra che stia accadendo l'esatto contrario, cioè banche centrali che ancora una volta dominano il palcoscenico. Come mai i mercati, la finanza, l'economia non sono in grado quindi di camminare con le proprie gambe? No, in questo momento assolutamente non lo sono. È un'osservazione sagace e giusta quella che hai fatto. È che semplicemente in un momento come questo la congiuntura e le vicissitudini, diciamo così, che si stanno concentrando soprattutto sull'Europa, non sono nelle condizioni di poter dare una direzione precisa alla politica monetaria a livello continentale. Sì. E diciamo la verità, in questo momento la BCE non ha ancora la forza, probabilmente quella supposta forza in grado di trascinare per conto proprio le economie. Insomma, le economie dovrebbero stare in piedi per conto loro, ma hanno ancora bisogno del sostegno della banca centrale, e soprattutto perché siamo all'interno di una situazione in cui vi è una situazione internazionale complicata, difficile, c'è una guerra perigliosa in corso, e quindi
in un momento come questo le economie non sono sicuramente nelle condizioni di autoregolamentarsi e hanno fortemente bisogno di un indirizzo in qualche modo da parte della Banca Centrale Europea, ma questo indirizzo, ripeto, è un indirizzo che a mio modo di vedere è ancora leggero, è ancora piuttosto aleatorio, piuttosto incerto, diciamo così, nella sua determinazione. Non si capisce bene se il nemico principale sia la crescita che si abbassa, l'inflazione che si alza, la coperta è sempre comunque troppo corta, perché se tu aumenti saggi di inflazione, alcuni paesi, in Italia in primis, hanno dei danni a livello di pagamento degli interessi sul debito pubblico, hanno delle ripercussioni gravi, per cui siccome è, come dire, tutti questi parametri sono diversi da paese a paese e quindi ancora si fa fatica a vedere una politica che possa in qualche modo autoregolamentarsi. Giustissimo quello che hai detto Andrea, insomma non si capisce ancora molto bene l'indirizzo delle banche centrali, o meglio sembra più chiaro e così più netto il cammino che vuole intraprendere la Fed, mentre per quanto riguarda la BCE le questioni sono molteplici, anche perché ci sono diverse anime, lo abbiamo ripetuto più volte, che convivono all'interno della banca centrale, quindi interessi differenti, con Christine Lagarde che sembra avere meno influenza, meno potere decisionale rispetto ad esempio a un Mario Draghi, e quindi insomma è una situazione veramente tutta in progress ancora. Io volevo farti un'ultima domanda per quanto riguarda invece la Cina. Volevo fare un passo indietro e tornare alle stime dell'OCSE che sono uscite settimana scorsa. Proprio si parla di crescita a livello globale e di un taglio naturalmente del PIL a livello globale, il 3% previsto nel 2022, un 1,5 in meno rispetto alle precedenti stime del mese di dicembre. È naturale, non era ancora scoppiato il conflitto in Ucraina e quindi è presto detto, insomma, perché i numeri sono stati visti a ribasso. Ma tra le cause, ecco, di questo taglio delle stime del PIL globale, appunto l'OCSE non solo elenca il conflitto ucraino, ma anche la politica zero Covid in Cina, che influenzerebbe tantissimo la crescita a livello globale. Perché secondo te questo fattore è così importante e ha ragione l'OCSE a dire che la Cina conta così tanto appunto a livello dell'economia? La Cina conta così tanto a livello dell'economia perché è indiscutibilmente una delle due grandi potenze mondiali in questo momento e si avvia a diventare, numeri alla mano, anche numeri anagrafici alla mano, a diventare la prima senza alcun tipo di discussione. La telefonata di ieri del presidente cinese a Putin mi fa pensare come in realtà il campanello di allarme si sia acceso da tempo anche in Cina. Insomma, è evidente che la Cina, per continuare a prosperare e continuare a crescere sui numeri che ci aveva abituato negli ultimi anni, ha bisogno di una situazione di stabilità e di una situazione di pace che in questo momento l'alleato russo gli sta facendo venir meno. Quindi questo è un motivo di forte preoccupazione e questo è il motivo per il quale ieri il presidente cinese in qualche modo ha fatto dei passi avanti abbastanza, come dire, abbastanza sorprendenti verso una soluzione negoziata della crisi. L'altro grande parametro che si inserisce su questo tipo di preoccupazione è l'approccio nei confronti del Covid, che è tutt'altro che sconfitto e che ha un andamento a risacca, cioè a volte pare, come dire, pare si possa gridare a liberi tutti da questa pandemia e altre volte invece in altre aree del paese scattano di nuovo dei lockdown, scattano di nuovo delle restrizioni e siccome queste restrizioni scattano spesso in zone produttive e importanti per quello che riguarda l'apparato produttivo industriale della Cina, queste hanno un impatto forte, a volte fortissimo nei confronti dell'economia cinese, che infatti non per niente risente di questo e le previsioni stanno lì a dimostrarlo. Insomma, quella crescita chiara
a volte anche a due cifre, forte, fortissima, a quale la Cina ci aveva abituata negli ultimi, almeno nell'ultimo decennio, in questo momento è davvero problematico. È un elemento di preoccupazione per i governanti cinesi, evidentemente, che hanno fortemente bisogno dell'economia per alimentare e per confermare il loro consenso. Certo, insomma, possiamo dire che comunque la Cina, così, questa nuova divisione dei due blocchi non la sta prendendo benissimo. Alla Cina servirebbe proprio un'economia globalizzata come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 20 anni, prima che il Covid e prima che appunto lo scoppio del conflitto in Ucraina mettesse in discussione questo concetto. Alla fine, insomma, alla Cina conviene la globalizzazione, in sostanza. Certamente sì, non per niente negli anni della globalizzazione più spinta sono stati gli anni in cui la Cina ha scalato le posizioni della ricchezza mondiale, sono stati gli anni in cui il suo sistema produttivo è stato in grado di surrogare quello dell'Occidente, sostanzialmente producendo di tutto e di più, e la sua crescita è stata forte e tumultuosa. Quindi sicuramente la globalizzazione spinta è stato un fattore favorevole per la Cina. Il venire a meno di queste condizioni chiaramente possono portare, per quello che riguarda l'economia cinese, degli squilibri e in qualche caso delle difficoltà che si stanno manifestando e che sono abbastanza evidenti, non solo dalle previsioni, ma anche dall'atteggiamento e dal comportamento del governo cinese su determinate questioni. Chiarissimo, Andrea, io ti ringrazio davvero per questa spiegazione, questa panoramica che ci hai offerto, insomma, tra Fed, BCE e Cina. Abbiamo toccato davvero tutti gli argomenti che riguardano l'attualità economica. Grazie ancora e naturalmente io ti rimando al prossimo appuntamento sempre qui sulle fonti.